So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. In centro a Sassuolo, il nuovo Vodafone è in piazza Garibaldi 15. Anche a Maranello, in via Betone Inferiore 38. Buonasera. L'amministrazione comunale ha inviato alle scuole i progetti formativi proposti da associazioni e istituzioni culturali per l'anno scolastico 2018-2019. Obiettivi principali dei progetti: offrire agli insegnanti un supporto alle attività didattiche e far conoscere maggiormente ai ragazzi tutti gli aspetti della città. È un lavoro a tempo pieno quello di Fabrizio Benassi, padre di Matteo. Il figlio maggiore è infatti affetto da una psicopatologia che non gli consente di compiere i più semplici gesti quotidiani. Nell'intervista la storia di Benassi. Fabrizio, una vita che da tantissimi anni va avanti con dei problemi, soprattutto per quello che è per quella che è la patologia di tuo figlio Matteo. Una patologia che non viene riconosciuta dall'istituzione sassuolese, una patologia che mi ha portato a dovermi licenziare, a dover in qualche modo essere strumentalizzato nell'espletamento della mia genitorialità nei confronti dell'altra mia figlia minore, Sara, e un dovermi dedicare H24 all'accudimento di mio figlio, che non è mai stato in grado di compiere gli atti di vita quotidiana fin dalla nascita. E questo mi ha portato a dover impugnare al Tribunale del Lavoro una richiesta di accompagnamento, che sembra andare quella almeno per il verso giusto, e un risarcimento danni presso il Tribunale Civile, dove qui abbiamo uno scontro di opinioni dove praticamente indicano la patologia psichiatrica come una psicopatologia che predomina sul ritardo cognitivo, e di conseguenza, anche se l'ASL in tutti questi anni non ha fatto nulla, non sarebbe cambiato nulla e perciò non ci sarebbe un danno biologico. Tu hai evidenziato nel corso di tutti questi anni che Matteo, con l'opportunità di avere accanto una persona, negli ultimi tempi è successo direttamente con te, sta meglio. Sì, Matteo sta meglio, si è accudito H24, la psicopatologia non predomina appunto grazie all'aiuto dei farmaci e soprattutto grazie alla presenza di una persona che lo aiuti e lo segua, no? Questo è basilare, va accudito H24. C'è comunque una controversia di base, quella di non riconoscere l'accompagnamento, che non è solamente un assegno economico, ma è veramente la vicinanza di qualcuno che sarebbe dovuta scattare a scuola, lo è stata per certi versi, ma anche nella vita normale, perché lui adesso ha 21 anni. Certamente, poi queste cose che dico non le dico io ho dovuto girare l'Italia, perciò ho conosciuto fortunatamente il dottor Roberto Canitano del Policlinico Alle Scotte di Siena, un dirigente medico luminare dell'età evolutiva, e parallelamente l'ho fatto seguire anche al San Raffaele dal professor Enrico Smeraldi, il quale aveva dato anche indicazioni qua al territorio mai seguite, e che tutti e due ritengono oggi indispensabile dare sia l'accompagnamento che uno psicoterapeuta, perciò fare una terapia cognitiva di accompagnamento, come poi prevede la legge. Novità sul fronte carte di identità elettroniche, che da domani potrà essere richiesta all'ufficio anagrafe tutti i giorni senza appuntamento. Il nuovo documento, che costa 22 euro, sarà spedito a casa del richiedente. Ed ora passiamo allo sport. Dove
doppio addio in casa Sassuolo Calcio. A lasciare la squadra di De Zerbi sono Gianluca Scamacca e Alessandro Tripaldelli, in prestito al PEC Zvolle. Al via ieri la nona edizione del Memorial Previdi. La prima partita, terminata a reti bianche, ha visto sfidarsi Carpi ed El Signor. Il Rimini ha trionfato invece sulla spalle grazie alla rete di Ulloa. Battuto dal Parma con il risultato di 4-1 l'Hellas Verona. Male per il Modena, piegato dalla Lokomotiv Mosca con un 4-2. Dopo la cerimonia di inaugurazione, che si terrà questa sera alle 18.30 a San Michele, si proseguirà con Sassuolo Parma, Spal Atalanta, Fiorentina Modena e Roma il Signor. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a lunedì. So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. In centro a Sassuolo, il nuovo Vodafone è in piazza Garibaldi 15. Anche a Maranello, in via Betone Inferiore 38.